Buongiorno a tutti ragazzi, come state? Spero tutto bene. Ieri, durante la live, che magari vi consiglio di recuperare, la trovate comunque qui sul canale, abbiamo toccato diversi argomenti e tutte le volte che siamo in live e facciamo queste chiacchierate, finiamo a parlare anche di calciomercato. Lo so, è ancora presto, lo so, domani inizieremo a parlare di Juve-Napoli, però oggi credo che sia necessario fare un passo in avanti e proiettarci su quello che appunto sarà la sessione invernale di calciomercato per la Juve, perché qualcosa sicuramente accadrà, la Juve è alla ricerca di determinati profili e in questo momento viene un po' più naturale pensare a che tipo di giocatori potremo andare effettivamente ad acquistare. Intanto vi chiedo un supporto, un mi piace a questo video, un commento qui sotto e nel caso anche un'iscrizione a questo canale, perché siamo sempre di più, diventeremo sempre di più e se guardate i video e non siete iscritti, beh, tanto vale mettere anche l'iscrizione così vi arriva pure la notifica. Grazie mille. Ieri un ragazzo mi ha parlato di Sudakov, dicendomi: guarda, secondo me, con tutte le problematiche che possono esserci legate a Berardi, con tutte le problematiche che possono esserci legate a Sancho, il nome di Sudakov potrebbe essere interessante. Non ci avevo dato tanto peso, però questa mattina mi è tornato in mente quello stesso commento. Perché i principali quotidiani sportivi sono andati in quella direzione, parlando proprio di difficoltà legate a Berardi, il prezzo, il Sassuolo che non lo vuole cedere, una bottega cara, Carnevali che è sempre un dirigente molto attento durante le cessioni e bravo a ipervalutare i suoi calciatori. E quindi Berardi sembra un nome un po' così. Dall'altra parte, Sancho, che sì, è un giocatore in uscita palesemente dal Manchester United. Abbiamo già parlato della situazione di Sancho qualche settimana fa all'interno di un video dedicato, quindi non starò a ripetermi. Bloccato, ma la Juve non è convinta, magari ci sono dei costi elevati. E allora ecco che entra in gioco anche un profilo come quello di Sudakov, che è un giocatore che Giuntoli sta seguendo molto. È un giocatore che sul taccuino del nostro dirigente sportivo c'è da un po'. L'ha visionato anche in occasione delle gare contro l'Italia. Sudakov è un nazionale ucraino che bene o male è diventato un titolare appunto della sua nazionale, dove gioca sulla tre quarti come trequartista. Contro di noi a San Siro, per dire, aveva giocato come trequartista tutta la partita, ha giocato tutta la partita anche nello 0-0 invece in Ucraina. È un giocatore che, per quel poco che ho visto, ama partire comunque più da una zona sinistra del campo. E questo un po' mi dispiace perché è un ambidestro, è bravo a calciare col destro e con il sinistro, però mi sembra che all'interno della Juventus ci sia già questa predisposizione di giocatori che amano partire dalla sinistra. Si parla di Kostic, si parla di Chiesa, si parla banalmente anche di Ning Junior, che secondo me, e qua prendetela con le pinze, è il giocatore principale come indiziato per una cessione già a gennaio. O a giugno, ma forse anche già a gennaio, perché Ealing è un giocatore che viene utilizzato poco, ha tanto mercato e soprattutto ha il contratto in scadenza nel 2025. Quindi, se la Juve non vuole rischiare di ritrovarsi quest'estate un giocatore con un solo anno di contratto e che potrebbe firmare dopo 6 mesi gratuitamente, potrebbe già cercare di venderlo in questa sessione di mercato. Il Tottenham o comunque diverse squadre di Premier sono interessate. Il Tottenham è sempre quella squadra che continua a pressare a chiedere informazioni. Sarebbe una sorpresa vederlo partire? No, sinceramente no, anche se potrebbe la Juventus decidere di trattenerlo almeno fino a giugno, poi ovviamente, come dicevamo prima, entra in gioco il rischio del ragazzo che potrebbe dire: vabbè, sai cosa, rimango altri 6 mesi, poi firmo a zero con chi mi pare e piace. Però Sudakov rimane un nome interessante. Rimane un nome interessante ed è uno dei talenti che sta sbocciando, uno dei giocatori che sta iniziando a far parlare di sé. Ricorderete nelle scorse settimane, proprio quando si era parlato di Sudakov in chiave nazionale, proprio perché sarebbe stato un nostro avversario, si era andati a discutere un pochettino su alcune cose divertenti. Avevano chiesto: Sudakov, sai che la Juve ti segue? Lui ha risposto: sì, io la seguo su TikTok. Classe 2002, quindi TikTok è quel social network utilizzato maggiormente, ma non solo, da quella percentuale di ragazzi lì. Quindi Sudakov andrà a compiere 22 anni nel 2024 e devo dire la verità, è un profilo che potrebbe interessare tanto la Juve per un discorso relativo ai costi. Discorso relativo ai costi perché non stiamo parlando di un esborso economico di chissà quale tipo, non stiamo parlando di un ingaggio di chissà quale tipo e secondo le ricostruzioni di Tutto Sport, dato che interessa Giuntoli, anche Allegri sarebbe disposto ad inserirlo all'interno dello spogliatoio, proprio perché non stiamo parlando del grande nome come Müller,
di cui ho letto nelle ultime ore che potrebbe essere un giocatore che interessa la Juve per ovviamente il mercato estivo, perché va in scadenza, quindi il giocatore ne parleremo, mi sembra un po' presto per parlare di queste cose, anche se nel caso di scadenza potrebbe già iniziare a cercare dei contratti, e queste sono le classiche mosse di quei giocatori che stanno cercando di sondare il terreno e capire l'interesse di determinati club. Thomas Müller è un giocatore fenomenale, un giocatore secondo me anche tanto sottovalutato, che è stato tanto sottovalutato in carriera, poi lo vedo difficilmente alla Juve, sono sincero, sono onesto, a parte che la Juve con i tedeschi non ha mai avuto chissà quale tipo di rapporto, almeno negli ultimi anni. Vediamo, potrebbe essere Thomas Müller quel giocatore che va a far invertire la tendenza, non lo so. Ad ogni modo Sudakov potrebbe essere una variabile impazzita, perché come dicevo prima stiamo iniziando anche un po' a capire quelli che sono i ragionamenti della Juventus. È sicuramente un centrocampista, perché le squalifiche di Pogba e Fagioli hanno lasciato un bel buco all'interno della rosa, e i nomi sono comunque sempre quelli, con l'aggiunta di Fabian Ruiz, che sembra quel nome chiacchierato. Io la vedo difficile, sinceramente, la possibilità della Juve di ingaggiare Fabian Ruiz a gennaio. Non lo so come la pensate voi, però io la vedo abbastanza complicata. Quindi un centrocampista più un giocatore jolly, chiamiamolo jolly, tra virgolette, che è un po' quello che poteva essere la figura di Berardi quest'estate. Però sembra che la Juve stia cercando effettivamente un calciatore in grado di cambiare il volto della Juve, quindi dal 3-5-2 cambiare a qualcosa di diverso. Io non credo che potrebbe essere 4-3-3, penso piuttosto che possa essere un 3-4-2-1, e quindi un giocatore che possa giocare sia come mezzala sia qualche metro più avanti. Per quello vi dicevo che Samardžić mi sembra il profilo adatto, è un giocatore che ha una determinata situazione contrattuale con l'Udinese, e sappiamo bene che l'Udinese l'aveva già venduto quest'anno, poi vorrebbero trattenerlo per un discorso legato alle possibilità di salvezza, e comprendo, però poi il giocatore, se decide di puntare i piedi, se ha l'opportunità di venire alla Juve, credo anche che l'Udinese debba fare un passo indietro e rispettare la volontà di Samardžić, che ribadisco era già stato ceduto all'Inter, poi ci sono state delle complicanze, ma Samardžić dal punto di vista tattico è perfetto. 3-5-2 può fare la mezzala, oppure alzarsi un po' di più sul centro-destra, lasciando Chiesa sul centro-sinistra e andando a formare i due trequartisti alle spalle di una punta. Quindi da quel punto di vista lì Samardžić mi sembra un ottimo profilo per caratteristiche tecniche, per discorso economico e per fattibilità di gennaio. Sudakov mi sembra un po' simile a Samardžić, ma più offensivo, perché mi sembra comunque già più attaccante che centrocampista, non tanto fantasista. Poi giocatore che può giocare a destra, a sinistra, solo a tre quarti, come mezzala secondo me un po' troppo, un po' too much. Però quel giocatore che può regalare imprevedibilità a una Juve che in questo momento l'imprevedibilità ce l'ha soltanto in Federico Chiesa e in Ealing, che è proprio quel giocatore lì. Ma Ealing nella testa di Allegri è quella variabile impazzita, come poteva essere Douglas Costa, quel giocatore da inserire nei momenti più complicati, e cioè solitamente quando la Juve va in svantaggio, perché quest'anno Ealing l'abbiamo visto principalmente in situazioni in cui la Juve o stava pareggiando e voleva vincere la partita, o stava perdendo e voleva almeno pareggiarla. Mi vengono in mente Sassuolo e Bologna, che sono le uniche due partite in cui siamo andati sotto, e guarda caso non abbiamo mai portato a casa il risultato pieno, i tre punti, e in tutte e due le occasioni è entrato Ealing Junior, tra l'altro col Bologna ricorderemo, non solo per l'assist per Vlahovic, ma anche per quella situazione in area di rigore. Ma questo ormai è passato. Ad ogni modo, l'idea di poter cedere Ealing e andare a prendere un profilo come può essere quello di Sancho, quello di Berardi, quello di Sudakov, la vedo una cosa plausibile, e in più la Juventus potrebbe cercare un centrocampista. Poi, ribadisco, Samardžić andrebbe ad accontentare tutte e due le linee, in previsione l'anno prossimo magari di far entrare sulle, perché c'è sempre quel discorso lì, cioè oggi andare a prendere uno come Sancho secondo me ti va a limitare tanto sul discorso sulle, o anche di investire 30, 35, 40 quelli che sono richiesti dal Sassuolo per Berardi. Sudakov con 25 milioni di tutto, 30 se consideriamo dei bonus, delle percentuali di rivendita, però è un classe 2002, vai ad acquistare un calciatore che ha una futuribilità davanti. È vero, vai ad acquistare un calciatore che ha meno esperienza, però si sta formando, perché è un titolare dell'Ucraina, è un giocatore che sta giocando la Champions League con lo Shakhtar, e quindi potrebbe essere un'idea. Poi ci sono delle considerazioni anche
di attualità, chiamiamole così, anche se se ne parla decisamente meno rispetto al passato, però ovviamente in Ucraina c'è una situazione un po' delicata e Sudakov ha spiegato che in questo momento lui non sta proprio a Kiev con lo Shakhtar Donetsk, ma la sua famiglia sì. E quindi questa volontà magari di scappare da una situazione complicata come quella che sta vivendo l'Ucraina già a gennaio potrebbe essere un input in più, una volontà in più, un treno in più da prendere, a maggior ragione se ti chiama un club come la Juve. Poi lui ha fatto capire che il suo cuore da bambino batteva per altri colori, perché diceva mi piaceva vedere Kakà, mi piaceva vedere Shevchenko, mi piaceva vedere Ibra, che sì, ha un passato alla Juve, però Kakà e Sheva sono a tinte rossonere, così come Ibra è stato un giocatore a forti tinte rossonere, quindi potrebbe essere più interessato eventualmente al Milan. Poi sono professionisti, quindi se passa quel treno lì e passa il treno Juventus, credo che sia una possibilità che andrebbe a prendere al volo di gran lunga. L'unica cosa davvero che mi lascia un po' perplesso è che il giocatore ama partire da sinistra, perché poi ha un bellissimo destro, ha un calcio, calcia veramente bene con il destro e quindi riesce a liberarlo. Poi anche il sinistro è super educato, beato lui che ha due piedi che riesce a usare nel migliore dei modi, però un po' come Cambiaso che è ambidestro, però quando usa il destro, quando usa il sinistro si vede quella differenza, si vede che lui è più portato naturalmente a usare il mancino, poi può usare anche il destro, ma si sente più a suo agio con il sinistro. Queste sono un po' di considerazioni sparse, volevo portarvi questo video proprio perché ieri il commento, il live è stato quasi una sorta di, non lo so, di spoiler rispetto a quello che abbiamo letto questa mattina sui giornali e a quello che è diventato il trend topic della giornata in chiave Juve, anche perché banalmente, diciamoci la verità, è vero che giochiamo tra due giorni con Napoli, però siamo al 6 di dicembre, fra meno di 20 giorni è Natale e quindi il mercato invernale aprirà a breve, se non brevissimo, e quindi quei giocatori che effettivamente poi potrebbero arrivare alla Juve, poi magari rimarremo tutti delusi, la Juve non farà colpi, ma ne dubito, credo che almeno un centrocampista lo farà e a quanto pare sta ragionando per vedere se c'è le possibilità di prendere anche un esterno senza svenarsi completamente, e allora devi deciderli adesso. Non è che li decidi il giorno che li compri, no, li metti adesso sul tavolo, si discutono, si guarda un po' le possibilità di farli arrivare e queste cose qui. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, un mi piace e un'iscrizione al canale. Ciao ragazzi.